schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen me tired before. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0. ragazzi, oggi andiamo a vedere l'ultima auto uscita, diciamo, che Rockstar ha rilasciato. Ce ne saranno ancora delle altre, però andiamo a vedere questa, ragazzi, la Revolter mi sembra che si chiama, e la potete trovare nel sito di Legendary Motorsport per il misero valore, misero non tanto ragazzi, sto scherzando, non costa poco, anzi costa 1.610.000, che secondo me per una sportiva è una cifra un pochino esagerata, però Rockstar pensa di giustificare il costo con il fatto che abbia le mitragliette. Ragazzi, wow, un'auto con le mitragliette a Rockstar, ma vaffanculo, va. Cioè, voglio dire, ragazzi, GTA sta diventando una cosa insostenibile a mio avviso, perché comunque mi rilasci ste cazzo di auto con le mitragliette che secondo me non servono a cazzo. Comunque passiamo alle modifiche di quest'auto. Allora, devo dire che quest'auto non mi conquista molto a livello estetico, anche se un pochino, diciamo, non è male. Io l'ho guidata, perché adesso sto registrando, però comunque l'ho guidata quest'auto, e devo dire che a livello di prestazioni è molto buona, molto, diciamo, molto buona per essere una sportiva. Corre, rimane piantata a terra, non dà de matto in curva, insomma è una bella auto, tutto sommato per le prestazioni non direi neanche male. Poi per l'estetica, diciamo che c'ha il culo che è accattivante, ragazzi, però per il resto è un macchinone, insomma, se volete sgattaiolare, questa non è la macchina giusta, ragazzi. Come vedete, io sto cercando di personalizzarla in una maniera un po' particolare, infatti ho applicato il metallico e sto mettendo un perlescente sul metallico, c'è un glitch per fare questo, penso che lo sappiate tutti. E il tema di quest'auto sarà il giallo e il metallico, questo metallico satinato un po' scuro, insomma. Io penso di farla così, a me piace, diciamo, il colore, e non è male in se stessa. Quindi, come dicevo, il tema delle modifiche che farò è questo, il giallo e il satinato. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio che cos'ha quest'auto. Non ha nulla di particolare, ragazzi, non ha alettoni, non ha minigonne. L'unica cosa che è fuori dal comune, che comunque oramai, come dicevo, parecchie auto ce l'hanno, è sta mitragliatrice che potete andare a modificare al centro operativo mobile o alla Wenger. Infatti in seguito, appena uscirò dallo Santos Custom, andremo a mettere sta beata mitragliatrice, anche se per me è inutile metterla. Comunque devo dire, ragazzi, che mi è venuta veramente bene così l'auto, non è male, non è affatto male. Io sinceramente ero partito già col presupposto, col preconcetto, diciamo, di non qualificarla nemmeno come auto, perché comunque è un macchinone. Invece, diciamo, sotto certi punti di vista mi sono ricreduto per quanto riguarda la maneggevolezza. Mo adesso non state a guardare che comunque lì mi ha scodato l'auto, anche perché non è facile guidare in questa modalità, ve lo dico proprio francamente, sfido chiunque a guidare in questa modalità. E comunque sia, ragazzi, se avete soldi da buttare, perché solo se li avete da buttare potete anche comprarla, ma secondo me
a mio avviso ci sono sportive migliori. Non dico non compratela come tante persone che dicono no, no, compratela, non compratela. Non fa totalmente schifo. Non è bellissima, però non fa totalmente schifo. Diciamo, attira una bassa cerchia di persone. Come dire, bisogna avere un gusto un po' particolare per apprezzare quest'auto. Tutto qui. A me comunque come prestazioni non mi dispiace, anzi è abbastanza veloce, quindi non so, fate voi se vi ispira come l'ho fatta io, magari la comprate, se non vi ispira non la comprate. Ragazzi, detto questo, vi lascio un saluto, al prossimo video, ciao a tutti!